Konnichiwa e benvenuti a tutti voi qui nel mio canale, sono sempre JappoGamer, ben ritrovati qui su Ni no Kuni 2, il destino di un regno per un nuovo episodio. Io vi invito già a mettermi un bel like per questo nuovo episodio di Ni no Kuni 2 incredibile e di seguirmi nei miei vari social network, la pagina Facebook, Instagram, il canale Telegram e Twitter. Bene. Allora, nell'ultimo episodio siamo arrivati qui nel nido delle viverne e adesso dobbiamo continuare ad indagare. Ma se c'è un salvataggio a queste parti, mi sa che mi puzza la roba questo episodio di boss fight. Ma comunque vediamo un po'. Dobbiamo salvare Shanti, la figlia del pirata. Non c'è nessuno? C'è un silenzio preoccupante. Già, bravo Roland. Evan, lassù. Eccala. Re Viverna. Porca la miseria, porca. Cosa c'entri ci fate qua? Porca la miseriaccia, boy. Infatti lo sapevo. Siamo venuti a riprenderci Shanti. Ciao. Ah, e così volete la figlia del pirata dei cieli, eh? Però voi non sembrate affatto essere dei pirati. Questa è una questione che riguarda la Val Serpentina e voi non c'entrate nulla. Andate via, andate via, andate via. Andate via, andate via, andate via. Andate via, andate via, andate via. Perché non ci andiamo via? Non andremo via senza Shanti. Dici bene, Evan. Quindi è anche un nostro problema. Sì. E allora preparatevi a morire. E prendete questo qua così. Vai così. Ok, bene così, dove sta la Reviverna? Cioffi? A cazzarola. Tacci tu, bastardo maledetto. E prendi questo qua così e lascia stare il re. Lascia stare il reuccio. Vai così, attacchiamolo in massa. Vai bloccato. Aia, aia. No, 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 no. Cioffi, dove state? Eccovi qua. Vai, combattete pure voi. Allora, erba medicinale per Roland. Direi anche un'altra. Bene così. Vai, attaccato, attaccato. Aio, ho fatto bene a prenderla. Vai, Reviverna. Inizia a prendere questo qua così. Aio, aio. Aspettate, venite qua, Cioffi. Vai, combattete pure voi. Tutti in battaglia, io voglio. Vai, prendi questo qua così. Vai così, da che manca poco. Sì, yatta. Bene così, abbiamo pure livellato. Ottimo così, ottimo così. Ce l'abbiamo fatta, yattane, yattane. Sì, e sembra che siano scappati via tutti. Bene così. Shanti sarà lì in fondo? Spero non sia ferita. E andiamo a indagare. Ok, bene così. Ok, sì, non è che ci mettono in gabbia pure a noi, no? Allora, vediamo un po'. Ok, adesso andiamo. Oh, Corevan, eccoci qua. Eccola, eccola, Shanti! Oi.
Eolo, taglia quella corda. Grandissimo. Porca la miseria. Ok, bene così. Shanti è tutta intera, sana e salva. Bene così. Tu sei quel moccioso terricolo, sei venuto a salvarmi? Già. Moccioso, ma se avrai la mia stessa età. Ah, scusa, come ti chiami? Mi chiamo Evan. Roland. E io sono Roland. Evan, Roland. Sono... Arigatone, vi ringrazio entrambi. Non mi aspettavo che foste dei tipi così spericolati. Ti aspettavi, eh? Mi sorprende che quel vecchio cretino vi abbia lasciati venire a salvarmi. Abbiamo raggiunto un accordo, riusciremo a salvarti, ci lascerà proseguire nella valle. A quanto pare non avevo visto male. Agli occhi simili a quelli del capo. Ero sicura che gli saresti piaciuto. Zoran? Non gli somiglio affatto. Gli assomigli e come? I tuoi occhi, come dire, sono rivolti verso un cielo lontano. Incredibilmente lontano. E ok, bene, bellissime anche le musiche di Joe Hisaishi. Mamma mia, incredibile. Questa grafica allo studio Ghibli. Non è ufficialmente un videogame dello studio Ghibli, ovviamente, ma spettacolare uguale. Ok, eccoci qua. Bene, dobbiamo portare sana e salva, capo? Shanti, l'hai fatta grossa, Scusa, capo. Evan, come promesso, sei libero di attraversare la valle. Arigato, grazie, signor Zoran. Yoshi. Un passo avanti verso il tumulo del Dearca. Il tumulo del Dearca? È lì che volete andare? Sì. Allora con l'aliante fareste molto prima ad arrivare. Ma perché volete andare fin lì? Pensa, vuole stipulare un contratto con un nome tutelare, diventare il re di questo mondo intero. Il re di questo mondo intero? Pur essendo un piccoletto, pensi davvero in grande. Ho deciso, Evan, verrò insieme a te. Nessuno conosce meno di me questa valle. Perché mai dovresti andarci anche tu? Perché, come dici sempre tu, capo, ognuno è padrone di se stesso. E quindi io vengo con te, Evan. Shanti fa ora parte del gruppo. Yatta! Bene così. Benissimo così. Io vado a preparare l'aliante, chiamatemi quando siete pronti. Ok, mi sono aggiornato al tumulo del Dearca. Bene così. E allora, va bene, ok, magari lo vedremo nel prossimo episodio. Per quanto riguarda questo episodio di Ni no Kuni 2, insomma, abbiamo salvato Shanti, abbiamo vissuto una bella boss fight col Re Viverna. Bene così, insomma, abbiamo pure livellato nel frammente. Ottimo così, insomma, vi invito a lasciarmi un bel like se vi è piaciuto questo episodio, un commento in condivisione con i vostri amici. Io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.